Quel socio Conad di mio marito mi ha detto: mi viene a prendere alle 7:30. Che ore sono? Le 9:05. Lo so che sta facendo. Controlla ogni dettaglio. Fare bene il proprio mestiere, dice, è questione di sensibilità. E ogni sera l'ultima cosa che guarda è l'orologio. Il mio socio Conad preferito è così. O lo lascio o me lo tengo. Mister Passarini, molta delusione per il 4-1 finale, una partita che sostanzialmente fino a pochi minuti dal termine era ancora in equilibrio e il Tolentino poi all'inizio di ripresa ha avuto anche l'opportunità per passare. Sì, credo che il risultato non rispecchi proprio l'andamento della partita, però siamo andati in vantaggio il primo tempo con un bel gol, poi il vantaggio è durato solo 4-5 minuti, purtroppo una gran punizione di Biondi. In un'azione in cui sapevamo di non dover far fallo, in quelle circostanze sapevamo, ripetuto in settimana, però abbiamo commesso l'errore e subito siamo stati puniti. Siamo rientrati nel secondo tempo, penso, provando a fare la partita, abbiamo avuto anche un paio di buone occasioni, un paio di volte dentro l'area, non so perché non abbiamo calciato in porta, siamo andati. E poi come il calcio ti punisce. Infatti siamo andati sotto, poi alla fine abbiamo preso due gol perché eravamo sbilanciati, ma quello che dispiace è che facciamo degli errori sulle cose che proviamo in settimana, su cui ci dedichiamo tempo, ci dedico del tempo anche rispetto agli avversari, a quelli che sono magari la loro forza o le loro debolezze, e puntualmente però commettiamo gli errori proprio su quelle cose lì. Allora io non lo so qual è la soluzione, perché sinceramente trovo un po', cioè mi assumo completamente la responsabilità, perché è evidente che i ragazzi non seguono, non riesco a trasferire quello che voglio soprattutto a livello caratteriale. Quello è la cosa che più mi fa pensare per il futuro, insomma. Allora, mister Codini, 4-1 il risultato finale, ma fino a 12 minuti dal termine la partita era in perfetto equilibrio. Sì, è vero, è stata una buona partita, ben giocata forse da entrambe le squadre, dura, sapevamo che era una compagine importante il Tolentino, però devo dire che poi alla fine ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo messo in campo forse quelle che sono in questo momento le due armi migliori, con l'arrivo di Minnella e il ritrovo di Tascini. E siamo stati bravi a colpirli nel momento forse decisivo della gara, dove il Tolentino aveva preso sì un po' di campo, noi eravamo un po' abbassati, però devo dire che siamo stati molto bravi. Un mercato di riparazione che ha portato perlomeno fino ad ora due pedine importanti per la tua squadra, mister, e la società probabilmente in settimana farà qualcos'altro? Ma non lo so quello che farà la società, quello che faremo. So che abbiamo preso due ragazzi, fino ad adesso tre ragazzi che ci serviva come qualità, ci servivano, da Prosman a Minnella e a Falanga, quindi abbiamo preso per le qualità che mi interessavano e che ci interessavano come società. Quindi vediamo se si può fare qualcos'altro, altrimenti andiamo avanti con l'organico che abbiamo, che di tutto rispetto, di cui ho grandissima stima. Un girone, quello di andata, che oramai si è concluso, più che positivo per la sua squadra, mister? Sì, devo dire che forse non mi aspettavo neanche di arrivare e poter fare una striscia di risultati, oppure di poter fare, non dico bene, però ecco, da avere tutta questa continuità magari in 11 giornate. Sono stati bravi ragazzi, non è finita perché è appena finito il girone d'andata. Abbiamo una partita importantissima domenica prossima in casa con la prima in classifica, quindi ci prepareremo come sempre abbiamo fatto e sicuramente con un po' uno stimolo di fiducia in più dopo la vittoria di oggi.